Ipsos. Buonasera. Allora, buonasera. Abbiamo domandato agli italiani qualcosa sul governo, no? E sulle tasse. Sì, innanzitutto abbiamo chiesto se il governo Conte 2 è considerato il governo delle tasse. Qui lo vediamo con il cartello 1. L'opinione pubblica si divide quasi a metà. Il 46% ritiene che sia il governo delle tasse e il 45% è di parere opposto. Il governo Conte 1 veniva valutato in maniera differente? Sì, decisamente. Dobbiamo sempre ricordare che i due provvedimenti simbolo furono il reddito di cittadinanza e quota 100. Poi possiamo aggiungere quello che una volta si chiamava condono e che poi si è chiamato pace fiscale con il precedente esecutivo. Quindi, diciamo, non era sicuramente considerato un governo delle tasse. Aveva un altro approccio. Qualcuno potrebbe dire, se prometti al governo 1, poi paghi al governo 2, sostanzialmente. È così? Probabile che sia così. Allora, cosa pensano della tassa sulla plastica? Sì, abbiamo voluto chiedere qual è il parere degli italiani su questa tassa sugli imballaggi di plastica. Quelle risposte sono molto nette, lo vediamo col secondo cartello. Quasi 2 italiani su 3, il 62%, ritiene che sia giusto prevedere una tassa per chi inquina di più e il 24% è di parere opposto, perché dice non importa quanto si inquini, l'importante è non mettere nuove tasse. Il 14% non si esprime. Allora, sembrerebbe quindi che come tassa piaccia, poi però sui giornali, nelle opinioni, viene vissuta come l'ennesima microtassa. Qual è la spiegazione di questa differenza? Ma in realtà da un lato abbiamo l'opinione pubblica che da tempo, da qualche anno, esprime una grandissima attenzione rispetto ai temi ambientali e adotta anche dei comportamenti virtuosi. Basti pensare che siamo il paese che ha il più alto livello di riciclo dei rifiuti, quasi il 77%, siamo al primo posto in Europa. Pochi lo sanno e molti non ci credono, ma è così. Il vero problema è che un provvedimento di questo tipo penalizza le aziende che producono questi imballaggi e quindi probabilmente c'è bisogno di più tempo, di maggiore gradualità per poter riconvertire la produzione di queste aziende e non penalizzarle troppo. Persone che nel governo la votano o almeno danno il via alla tassa in Consiglio dei Ministri poi escono e la criticano. Questi cambiamenti come vengono vissuti dagli italiani? Non bene, perché da un lato danno l'impressione che il governo non abbia una linea chiara. Il secondo aspetto è che mina alla base il concetto di coesione dell'esecutivo e questo è il tallone d'Achille di tutti i governi, cioè l'idea che le diverse forze esprimano esigenze diverse e rispondano ad interessi diversi porta i cittadini a ritenere che il governo faccia gli interessi delle singole forze politiche e non quelle del paese. E poi il tema di cui abbiamo lungamente parlato anche in trasmissione, il razzismo in Italia, come viene vissuto? Qui si torna ad avere una divisione delle opinioni, infatti abbiamo chiesto, lo vediamo con il cartello 3, se in Italia è un problema sempre più grave oppure un problema sopravvalutato da alcuni politici, vedete le risposte, 49% dell'idea che sia un problema sempre più grave, 44% pensa invece che sia un problema fortemente sopravvalutato e strumentalizzato da alcuni politici. Questo è interessante seguirlo nel corso del tempo. Le opinioni sono cambiate da qualche mese a questa parte, da qualche anno a questa parte o no? Sì, da qualche anno a questa parte sono un po' cambiate, perché osserviamo, registriamo con le ricerche che realizziamo, maggiore indulgenza rispetto a questo fenomeno. E d'altra parte l'esempio molto spesso viene dall'alto e non dobbiamo dimenticarci che proprio quest'anno l'attuale vicepresidente del Senato, ex ministro, è stato condannato in primo grado a 18 mesi per aver, come dire, diffamato con l'aggravante razziale un ex ministro, l'ex ministro Cecil Kyenge, del governo Letta. Allora, se anche chi ricopre incarichi istituzionali in realtà indulge in questi comportamenti, potete immaginare l'opinione pubblica come reagisce, si sente di fatto legittimata quando esprime valutazioni negative che possono sfociare anche il razzismo. Se lo fanno loro, figuriamoci se non possono.